Ciao ragazze, non so quante volte ho registrato questo video, ma la volta buona che lo stavo registrando mi sono accorta che non ho acceso la fotocamera. Non l'ho mai fatto questo. Comunque, dicevo, nell'altro video perso, che ogni volta che tento di registrare un video a quest'ora, che sono le 6:30, praticamente i bambini si mettono a gridare, le campane a suonare, la gente che mette le canzoni napoletane in sottofondo, è un casino. E io proprio non so a che ora devo registrare il video. Mia sorella che continua a entrare e uscire dalla porta, e vabbè, e c'è un casino da pazzi. Allora ragazzi, questo sarà il video del make up back to school. Ci sono colori molto molto neutri, sono proprio neutri e per niente appariscenti, giusto per la scuola. Non ho applicato niente di molto importante e a seguire ci sarà anche l'outfit back to school e lo zaino. E quindi io adesso vi lascio al tutorial, spero che il tutorial vi piaccia. Se non siete ancora iscritte, iscrivetevi qui sopra e casomai commentate per farmi sapere se vi è piaciuto o no il makeup. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze! Per il viso ne voglio applicare una crema idratante, io uso questo della Essence. Lungo tutto il contorno occhi vado ad applicare questo roll-on della Essence, questo della My Skin. E aspetto che si asciughi. Allora ragazzi, per prima cosa andiamo ad applicare sui nostri brufoletti e le nostre occhiaie un correttore. Io utilizzo questo qui della Pure Skin della Essence. E ovviamente picchiettiamo brufoletti e schifezzine varie. Poi, per assicurare una lunga durata del nostro ombretto, andiamo ad applicare la base Essence, ormai famosissima, sul tubo, su tutta la palpebra e nella piega dell'occhio. E ovviamente andiamo a sfumare. Come ombretto base andiamo ad applicare un marroncino piuttosto chiaro. Io vado ad applicare un miscuglio tra questo e questo qui. Scusate un po' di difficoltà a registrare in un piccolo spazio. Io li uso opachi, poi non so voi, perché non voglio sembrare una che sta per andare a una festa. Nella piega dell'occhio, con un pennello, questa volta a penna, vado a prendere un pochino di marroncino chiaro. Io uso questo qui. Tolgo un po' l'eccesso perché penso di averne preso un po' troppo e vado a stenderlo qui. Con un pennello da sfumatura poi vado a sfumare. Vado a prendere un colore più chiaro e sempre sui toni del beige vado a picchiettarlo sotto l'arca da sopraccigliare. Poi vado a prendere l'ombretto per sopracciglia della Essence, sempre quello più scuro, e lo vado a picchiettare sulle mie sopracciglia. E poi vado a delineare la mia rima dell'occhio con un matitone bianco. Poi, come sempre, vado a tracciare con un eyeliner con la punta sottile una bella riga di eyeliner che vada fino all'interno dell'occhio. Cercherò di farla più sottile possibile, ma già so che non ci riuscirò. Ed ecco qui. Poi, con ormai il mio mascara del mese, il ciglia finte, vado a mettere il mascara. Adesso passiamo al fondotinta. Il fondotinta da applicare qui, minerale dell'Avon,
ne verso un po' nel tappino e con un pennello bello grande vado a picchiettare, tolgo l'eccesso e vado a darlo su tutto il viso. Vado a prendere il mio blush e come blush utilizzo questo qui della Essence Silky Touch Blush nella tonalità 30 Secret It Girl. Fine. Sulle labbra non vado ad applicare niente perché non mi trovo assolutamente a scuola. E no, proprio no. E niente, questo è il make up back to school, speriamo che ci porti fortuna tutto l'anno. E niente, io vi mando un grosso bacio, ciao.